Disclaimerone. I contenuti di questo video sono esposti a scopo puramente informativo e didattico. Proseguono i tutorial su Flipper Zero. Nei precedenti video abbiamo aperto la scatola, abbiamo installato l'ultimo firmware e a questo punto io direi, ancora prima di proseguire con i dettagli tecnici software, dobbiamo proteggere l'hardware. Perciò oggi vediamo come installare le varie protezioni, quali protezioni disponibili ci sono. Abbiamo in particolare la custodia in silicone, molto comoda e utile, oltre che bella e stilosa, che mantiene, come vedete, tutte le funzionalità, e abbiamo le protezioni dello schermo, anche questi ufficiali, ce ne sono tre, quindi molto utile. Procediamo innanzitutto mettendo la protezione dello schermo. Apriamo la scatoletta, vedete, a noi ce ne serve una sola. Lo schermo andrebbe pulito, questo è piuttosto nuovo, quindi farò una cosa brutta e salterò questo passaggio. Non sono sicuro che si veda molto bene, ma ha due linguette che sono numerate, numero 1 e numero 2. Chiaramente bisognerà togliere prima la linguetta numero 1, a quel punto applicare sullo schermo, cercando di metterla il più dritta possibile, dopodiché si leva anche la linguetta numero 2 e basta, procediamo. Qua, l'abbiamo tolta. Molto bene, sembra ben applicata. A questo punto io lo tengo un pochino e inizio a sfilare. Fatto. È stato piuttosto facile, come vedete. Vi assicuro che è una bella plastica dura, quindi aiuterà tantissimo. Apriamo invece la nostra custodia in silicone. Tutto quello che dobbiamo fare è infilarla in questo modo, tirare leggermente ed ecco fatto. Custodia in silicone messa. C'è poi un'altra cosa che possiamo proteggere del nostro Flipper Zero, e in questo caso però non si utilizzano delle protezioni ufficiali. Sto parlando della porta USB-C. Infatti, a furia di attaccare e staccare tutto il tempo, rischiamo di danneggiare questa porta USB-C. Allora, cosa facciamo? Ci sono varie soluzioni. Ho visto che nella community molti utilizzano degli adattatori a 90 gradi, ad esempio, in modo da tenere quello attaccato tutto il tempo e poi attaccare e staccare. Ma il problema di quella soluzione è che sono costretti il più delle volte a ritagliare parte della gomma ed è esteticamente anche non molto bello perché rigonfia. La mia soluzione sono degli adattatori magnetici, quindi io sfilo la scocca e vado a inserire, finché non scatta, questo simpatico adattatorino magnetico. Quindi qual è la particolarità? Che quando vado ad avvicinarmi con un cavo, ecco che si attacca e tra l'altro viene riconosciuta dal Flipper, perché questo è un cavo che è anche un cavo dati. Molto pratico, molto comodo, staccarlo è facile e quando lo inseriamo non c'è neanche bisogno di modificare la scocca. C'è un rischio remoto, visto che il magnete è a bassa potenza, che comunque ci siano delle interferenze. A me non ha ancora dato nessun genere di problema, ma la mia paura era e ancora è che questo magnete possa, seppur a bassa potenza, causare qualche interferenza con l'attività del Flipper stesso. Per ora tutto bene, ma non si sa mai. Seguitemi dunque per il prossimo video, dove entreremo nel vivo del software del Flipper Zero. A presto!